Ciao a tutti ragazzi da Core 019, tiro assistenti e ben 5 bustine di calciatori adrenaline. Eh sì ragazzi, comincio anch'io. Sfortunatamente non ho trovato il pack iniziale, diciamo il set iniziale con l'album, eccetera. Purtroppo, perché era finito e ne avevo ordinato solo uno. Ah già, ho trovato un bel box di queste carte e ho preso 5 bustine ragazzi. Allora, le ho disposte ordinatamente perché qui ci sono due con Pirlo in mezzo, qui con due con Kroos in mezzo e lì una con Super Mario. Bene, prima di andare a cominciare l'apertura, vi faccio vedere un po' come sono fatte queste bustine. Tanto sono veramente belle, molto belle. Allora, vedete qua i giocatori, c'è... Oddio. Questo è... Vice. Vice, forse Vice. Oddio, non vorrei sbagliarmi, scusate. Questo è Ogbon, questo è Balotelli, questo è Jovetic e questo è dal Cagliari, è Sau, penso sia Sau. Ok, scusate se sbaglio qualcuno, ma veramente ricordarseli tutti, anche se sono un appassionato, non è sempre facile. Calciatori Adrenaline, Training Card Game del Panini. Quindi questo è un CCG, TCG, come volete chiamarlo, un'imperdibile collezione di carte in un gioco emozionante. Poi qui tutti i loghi, vabbè. E qui c'è anche le carte speciali. Le probabilità indicate, avete letto. Allora, vediamo. Beh, le carte base, ovviamente quelle si trovano in ogni bustina, no? Scusate, facciamo. Poi ci sono 20 New Generation, uno su 4. Quindi spero almeno uno di trovarle, perché no, 5. 4 idoli della curva, uno su 4, quindi spero anche un idolo. Muri sono solo 9. Mentre gli altri erano 20-40 e si trova uno su 12, quindi trovarla sarei molto fortunato. 16 campioni, uno su 18, quindi sono molto rari, nonostante siano abbastanza. Gli intramontabili, ragazzi, sono 200 in tutta Italia. I fuoriclasse sono 300 in tutta Italia. I palloni ufficiali sono 100 quello estivo e 100 quello invernale in tutta Italia, ragazzi. Pensate voi. Quindi partirei proprio con quella mia preferita, diciamo con Balotelli, tifando Milan. So che creerò tante simpatie e antipatie con questa cosa. Oddio, come si aprono? Alla faccia dell'uragano plasma. Se no, ho sempre l'aiuto di Bice. Bice? Lei è Bice la forbice, per chi non lo sapesse. Spero magari da questa parte si aprono meglio. Sì. Bene. Si parte, let's go ragazzi. Quindi io non so se sia speciale. Ah, proprio non c'è speciale perché c'è questa roba qua. Wow, la fortuna sfacciata, vedete, di questi momenti miei, veramente sono veramente fortunatissima, ragazzi, veramente non so. Non so, è la mia fortuna pazzesca. Vabbè. Sardo, Moscardelli. Mario Balotelli, ragazzi. Super Mario. Prima bustina, la sua bustina, e c'è. Quindi, grandissimo. Questo sarà un grande inizio di squadra per me. Ripeto, l'ho appena iniziato a collezionare. Questa è la mia prima bustina. Che figo. È un po' ruvido. Cos'è? Un speciale? Boh, no, non penso. Un po' ruvido. Che bello. Poi, Marco Parolo. Riccardo Maggiorini e New Generation, molto bene, quindi già dato una New Generation che è Verre in italiano. Qui quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sono 6 lo stesso, quindi questo qua, quindi non devo maledire, insomma. Insomma, che non abbiamo trovato uno brillante, come per il resto. Bene, sono partiti con la New Generation, con Balotelli, ragazzi. Ho visto che, come diceva il grande Charles, è meglio aprire da qua. Cosa ho visto? Già un idolo? So da chi è, purtroppo. Aprendolo, siano questi dischi. Vabbè, ragazzi, non importa. C'è anche Borja Valero. Mi piace tantissimo questo giocatore. Salvatore Aronica. Oh, vabbè, ragazzi, fortunatissimo. Dai, altro che sfortunato. Miroslav Klose nella bustina. No, questa è la bustina di Pirlo. Però Miroslav Klose, ragazzi. Miroslav Klose. Che l'hanno fatto, sinceramente, un po' scarsetto. Almeno, confronto a Balotelli. Balotelli è nettamente più forte, se non sbaglio, sì. Secondo me, da milanista lo dico, eh. Secondo me si meritava Klose, non dico di più, ma
giù di lì, insomma. E lo dico da milanista, ripeto, perché Klose io lo stimo tantissimo, è veramente un gran giocatore. Una stella, ragazzi! Adesso la stella non c'è neanche se riportatoli, quindi è come fosse una carta abbastanza normale. Però una stella, ragazzi! Ma che è una fortuna sfacciata. Perché le stelle si trovano nelle carte, diciamo, comuni, però è, diciamo, la reverso, la non comune di queste cose qua. Scusate se parlo il linguaggio pokemonese, per quelli che non seguono Pokémon comunque. Quindi la mela, Pasquale... Cannavaro, capitano, ma ragazzi, sono un grande. Queste sono le carte che se vedete nelle regole ufficiali e nelle lista si vedono proprio evidenziate, che sono come carte normali, insomma comuni, però sono più alte, cioè non essendo brillanti, new generation, così comunque sono più rare, quindi possiamo paragonare appunto le non comuni. E come già detto, la rara centrocampista è Pedro Obiang, ragazzi, molto forte, molto veramente... molto bravo, mi è sempre piaciuto questo giocatore da quando giocavo in B con la Sampdoria, sempre la Sampdoria. È una squadra che è riuscita a riportarsi in A, adesso se non sbaglio si è salvata, non vuole fare gaffe. Bene, ripartiamo, stavolta mi rigiro subito. Ok, quindi, un'altra birlante, ragazzi, alla faccia di una di quattro bustine, a meno che non sia qualcos'altro, magari... Bene, un portiere, penso sia il primo portiere, non vorrei fare un'altra gaffa, comunque vabbè. Emiliano Viviano, Marek Hamšík, sono fortunati, 83-87 quest'uomo, ragazzi, quest'uomo da veramente da incorniciare. Munari, scusa se il video dura tanto, ma è la prima apertura, sono un po' emozionato e contento. Hiller, la stella, capelli lunghetti, wow. Matteo Darmian, ex Milan. Che forse con lui non c'entra niente, lui non... lui è un ex Milan, boh, penso proprio di sì. E centrocampista è Cascione del Pescara, molto bello, speravo di più, sinceramente, cioè, non ho niente contro il Pescara, però si vede quando vedi qualcosa di brillare, speri sempre che sia della tua squadra del cuore. Del Milan è il Nocerino, libero. Se trovo un pallone o un fuori classe, giù di lì. Aspetta, il dritto è di qua, sì. Si tolgo, no? Hola. Manolo Gabbiadini. Mamma mia, l'hanno preso un po' male. Luciano e Riberto, amico mio. Boateng, Boateng, Boateng. Boateng. Mamma mia, che fortuna. Beh, almeno sotto il mio punto di vista, insomma. Ninis, Aquilani Stella, ragazzi. Ma sono veramente fortunato, eh. E Della Rocca. Sinceramente conosco poco. A meno che non sia quello del... ah, è quello ex Bologna. In teoria sì. Otto sì, no? Boh. Vabbè, l'ultima bustina, ragazzi. Mi stavo divertendo, peccato. Diciamo fare 10 minuti. Mi stavo divertendo davvero, perché sono carte davvero straordinarie. Brilla, ho già visto chi è, ma sono contento perché brilla, ragazzi. E c'è un altro portiere, ed è Michael Agazzi, sono contento perché è un portiere che mi piace davvero tantissimo. Che ha sostituito davvero bene Marchetti. Burdisso, che è questo, guardate, 86 di difesa, pazzesco. Un altro portiere, Mirante, da solo uno in meno di Agazzi. Sono uguali, a parte che Agazzi ha uno in più. Quindi Mirante, Merkel... questo dovevo mettere un New Generation, vabbè. Il capitano, ragazzi, mi è trovato un capitano, ma che fortuna, Vergassola. E un altro centrocampista idolo è, come già visto da me, Rossi, che è molto forte a vedere. Adesso qua. Quindi, ragazzi, io adesso non vorrei allungare ancora il video. Io mi sono divertito, spero anche voi. Se è così, mettete un bel like, quindi un pollice in su sotto la schermata. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. E tanto vi faccio una carrellata mentre parlo. Iscrivetevi al mio canale, commentate se vi va o se volete dirmi qualcosa. Per il momento non vorrei che voi mi assillate dicendo me lo scambi, dato che non ha doppio, me lo credo. Quindi vabbè, ho detto tutto, mettete un like, iscrivetevi e commentate. Ed ecco, da Core 089, Tiro Assistenti, queste bellissime carte, è davvero tutto. Io vi saluto e al prossimo video, non so di cosa, ma al prossimo video. Ciao!